30 centrati in voi. Centro spirituale Frattocchie, attraverso Matteo, guida. Bentrovati nel vostro cerchio di pace, di serenità, un cerchio in cui noi siamo insieme a voi e ci uniamo alle vostre energie affinché le vostre stesse energie possano venirne purificate e divengano man mano sempre più inclini all'energia più profonda che vibra in voi. Siete qui oggi per ascoltare parole di pace, d'amore, di serenità, parole che siano in grado di farvi capire, di illuminarvi su quanto state vivendo. Ognuno di voi nel venire qui oggi ha pensato un qualcosa su cui avrebbe piacere avere illuminazione, ma fratelli, ognuno di voi ha già dentro di sé l'illuminazione che andate cercando da parole che sono esterne a voi. Nulla di esterno sarà mai grande e forte quanto quella spinta che vibra da dentro di voi. Ciò che vivete oggi è ciò di cui avete bisogno per potervi raffinare, per poter far sì di arrivare al punto di essere pronti per qualcosa di diverso. Le vostre esperienze sono spesso simili e la vostra vita è spesso un ripetersi di situazioni analoghe che differiscono solo nei particolari. Accorgetevi quindi che se ciò che vivete oggi è un qualcosa di simile a quanto anche ieri vi dava da pensare, è perché in voi c'è ancora il bisogno, per poter far nascere quell'amore che avvolga tutto quanto, c'è il bisogno di vivere determinate situazioni. Il vostro fratello Giorgio, a cui avete fatto riferimento, vi è vicino con il cuore e con l'anima, e da questa vicinanza può nascere qualcosa di grande, così come voi, ognuno di voi, è vicino l'un l'altro in questo gruppo, che è ormai diventato un punto d'unione per voi stessi. Vi chiedete spesso il perché di alcune nostre parole e vi domandate come mai non possiamo essere più precisi su alcuni aspetti che vi sembrano troppo generici. Noi siamo precisi e generici allo stesso tempo, perché ciò che a qualcuno può sembrare generico è ciò che di più preciso può esserci per qualcun altro. Ognuno di voi saprà ricavare dalle nostre parole quella parte del messaggio che è per sé, perché in tutti questi nostri incontri c'è una parte riferita essenzialmente a ciascuno di voi, singolarmente. Continua.